Le riaperture sono condizionate all'andamento dei contagi e soprattutto alla corsa per vaccinare gli over 80, i pazienti fragili, i disabili gravi, coloro che insomma contraendo il Covid potrebbero rimetterci la vita. Quindi sulla base di questi due parametri il governo è pronto a riaprire qualcosa già dal 20 di aprile, insomma lo stiamo valutando per alleggerire le misure. Maggio sarà il mese delle riaperture. Il mese di aprile è stato utilizzato per risolvere la questione della scuola, quindi sono state riaperte le scuole, sono ripartiti i concorsi, ci rendiamo conto che le attività economiche stanno soffrendo e quindi andiamo anche verso le riaperture delle attività economiche, però occorre valutare verso la fine del mese l'andamento dei contagi e l'andamento delle vaccinazioni. Siamo passati da 180.000 somministrazioni al giorno a 300.000 e le regioni sono pronte anche per arrivare a 400.000. C'è uno sforzo da parte del governo per portare a casa più dosi possibili. Il problema è che oggi non sono ancora disponibili le dosi nei quantitativi che a noi servirebbero. Su questo c'è un incalzare da parte del Presidente del Consiglio Draghi l'Europa affinché quei contratti che sono stati siglati, forse non nel migliore dei modi, possano essere rivisti e comunque si possa lavorare con i Big Pharma per portare a casa più vaccini possibili. A me pare che il sistema delle regioni stia facendo la propria parte, c'è un'ottima collaborazione con il commissario Figliuolo che sta correndo da una parte all'altra del paese, supportando anche con delle task force le regioni laddove ce ne sia di bisogno, e quindi il meccanismo funziona, la logistica pure, si tratta di, devo dire che questa settimana sono arrivati altri milioni di vaccini, però ne abbiamo bisogno di molti di più e quindi ci auguriamo che dalla prossima settimana, dalla seconda metà di aprile, i vaccini arrivino in quantità adeguata per poter arrivare a quel quantitativo massimo che ci garantisce l'immunità di gregge entro settembre.